cosa. Purtroppo siamo io e Gianni che ormai abbiamo una certa età per fare gli amministratori, secondo me gli amministratori ormai dovrebbero cominciare a pensare a farlo i giovani, no? Perché i giovani hanno questo strumento in tasca qua. Sì, ma prendo la macchina comunque. No, adesso guarda, io lavoro nel mondo degli automobili e vedo che sempre meno giovani fanno la patente. Sempre meno giovani fanno la patente. Per cui questo strumento qua ti fa sapere in tempo reale dove devi andare, dove devi salire, dove devi scendere, come devi muoverti. I giovani sono molto più avanti di noi. Giusto. No? Se noi continuiamo invece a ragionare, se noi più anziani continuiamo sempre a ragionare in termini di com'era, di come devo arrivare, secondo il mio modo di essere, è chiaro che la città non può cambiare. Questo sistema qua ormai ce l'hanno tutti. Io vedo mie figlie che girano il mondo, ma usano pochi. Ma è un altro discorso, stiamo parlando di Udine. Mia figlia dice, a me, io quando vengo a Udine prendo e vado in centro piedi perché sto veramente 10 minuti per arrivare, in centro piedi. Non serve che muova. Ma girare il mondo è così, ti abitua anche. No, ma girare il mondo, ecco. Non discuto, se esci da Udine, se noi usciamo da Udine... Pare che a Udine fare 100 metri a piedi sia dannoso alla salute. Ma perché il problema è che Udine è anche piccola. Quindi, appunto, sì, per ma quindi appunto per trovi più facile, dire velocemente con un'automobile, parcheggiare dove è possibile, se fosse possibile. Una viabilità fatta bene, che oggi non è, perché abbiamo una difficoltà enorme nella viabilità, per conto mio. Bisogna un po' automatizzarla.